Ed eccoci qua tornati su Pokémon Infinite Fusion per altre fusioni pazze e come vedete dall'ultima volta ho catturato anche altri due Pokémon. Abbiamo Hutut e Mime Junior mentre allenavo un po' Pidmander e ho trovato questi due Pokémon e ho detto ok, mettiamoli in squadra, vediamo cosa succede quando li andiamo a fondere. Vediamo che cosa esce fuori di bello. Eccolo. Ok, non è brutto. Non è brutto. Ok. Direi di tenercelo così per il momento. Per il momento i Pokémon me li tengo così. Poi magari man mano che affronto altri allenatori comincerò a trovare altri Pokémon. E qua dovrebbe esserci il nostro rivale, no? Guarda qua, ho trovato questi Pokémon e li ho fusi insieme. Bravissimo, tu sì che sei uno giusto, Spearjay. Ah sì, ho Rattman davanti. Ed ecco qua Rattpie, bellino! Ah, c'è, sì, c'è il rivale invece. Forza, fammi vedere che Pokémon hai fuso stavolta. Lui dovrebbe avere Venus Toys alla fine del gioco. Anche un po' prima, magari. Ma devo tenermelo così per ora. Voglio vedere magari se si evolve poi, chissà. Andiamo quindi nella Viridian Forest per cercare un po' di funghi. Ha funzionato. Ha funzionato. Funghi velenosi, davvero? Vabbè. Comunque sia, penso che incontreremo nuovi allenatori e nuovi Pokémon qui da fondere poi a fine episodio magari. Wiran. Ah, bellino. Che forte. Avele in punto? Bello Weebat. Proprio tanto. Cater. No, che bello. Ah, mi piacerebbe averlo Caterbat. Caterpie. Che bello. Abbiamo un Poliwag? Oh, interessante! Potrebbe tornarmi utile. Mo qua Peter City ci starà a piangere però. Vediamo che diventano Charmander e Poliwag, perché potrebbe tornare utile contro Brock avere un Pokémon che ha un alto attacco speciale e una mossa di acqua. Ma vi dirò! Vi dirò! Non fa schifo! È un Charmander blu. Insomma. Quindi facciamo fondere Caterpie e Pidgey perché mi è piaciuto quello che aveva l'allenatrice. Quindi... Ma è diverso. Ah, quindi conta anche il Pokémon che scegli prima? Ah, ho capito. Beh, ricarico il salvataggio e vedo che esce allora con l'altro. Ah, vedi, già cambia. Quindi cambia anche il primo, in base al primo Pokémon che scegli. Cavoli. Ma è molto più interessante così allora. Oh mio Dio che brutto. Oh mio Dio che brutto, lo tengo così. Lo tengo così. Lo adoro. Fight. Lo adoro. È talmente brutto che lo tengo così. Charwag si chiama. Dobbiamo fondere prima, no, prima Caterpie e poi Pidgey. No, allora prima Pidgey e poi Caterpie. Eccolo, sì, questo qua volevo io. Quello che ho visto dall'allenatrice. Ne è valsa la pena usarli. Non so quanto possa fare contro Brock, però contro il suo primo allenatore, questi qua, no? Ah, ce ne sono due, bene, allora mi alleno la grande. Gioran, ma no, che brutto. Mamma mia. Un po' bruttino. Guardi quanto sono bello, invece. Sono tutto zampe e testa. È bellissimo il mio. Geopie. Bellissimo. È un Caterpie ricoperto di rocce. Che bello. No, allora, Charwag per il momento è il mio main. Bellissimo. Sandude. No, vabbè, Sandude che cos'è? È bellissimo che tu... Sembra un Digimon. Wow. È bellissimo. Occhioni blu. Tutta bocca e gambe. Eccomi qua, Brock. Allora, vediamo un po' Brock che roba fa. Dunque, potrei comunque sia... Ah, devo scegliere due Pokémon? Rattman, conferma. Ah, posso scegliere massimo due. Che bello, come l'anime. Mi piace. GOG. No, no, vabbè, bello. Praticamente è un Pidgey con le mani. Bellissimo. Ha i pugni nelle mani. Wow, sciottato. Charwag. Incazzatino. Dignix. Cos'è? Oh mio Dio.
Nightmare Fuel proprio. Vabbè, 4 per e tanti cari saluti. Oh mio Dio! Oh no. Ha resistito con Sturdy? Allora, se non mi becca posso far... Non ho le... Ah, c'ho la pozione, sì. Se non mi becca posso farcela. Mi ha beccato. Vabbè, attacco rapido di Ratman. E peccato per i punti che non prende Charwag. Sarebbero stati dei bei punti. Però, wow. Tremendo quel Pokémon. Wow, quanto è brutto. Mamma mia. Ratman pure rimane in squadra, non si tocca. Charwag voglio vedere se diventa qualcosa. Ok, come prova, ecco qua la medaglia, grazie. Ti voglio dare anche questa Rock Tomb, mi ci hai battuto quasi. Peccato per Sturdy, guarda, se fossi stato più veloce, se non mi fosse scesa la velocità. Se non mi fosse scesa la velocità. Oh, ora che ho vinto posso fare una cosa, ho parlato con questo tizio che vuole darmi un flauto. Flauto nero, ok. Ah, ma c'è anche il Reverser. Quindi crea la fusione opposta del Pokémon. Ah, ne compro uno per fare una prova, però alla fine poi non ricarico il salvataggio perché non può essere. Prima di concludere il video voglio provare il DNA Reverser, che dovrebbe fare la fusione inversa del Pokémon. Sì, fa la fusione inversa. Va bene, va bene. È interessante magari per vedere più specie di Pokémon e vedere quello che magari è più bello. Perché Polymander non mi dispiace affatto come Pokémon, però Charwag è molto più brutto e quindi si merita di esistere. Ad ogni modo, vi ringrazio per aver seguito il video e ci vediamo alla prossima. Ciao!